sono oggi, non possono, ha sempre questo rischio di essere morti lì per le guerre, per l'esecuzione. Perciò penso che queste persone che attraversano il Mediterraneo oppure il confine con Messico e gli Stati Uniti, che rischiano la loro vita, vogliono proprio un futuro più bello, siccome le nazioni più ricche nel passato hanno fatto, diciamo, questa esplorazione in Africa, in Asia, anche in Sud America. Penso che loro dovevano accogliere queste persone perché sono bisognose di tutto, non hanno praticamente niente in loro nazioni, quindi la politica deve essere discussa e penso che qualcosa deve essere fatto.